Questo è un trend irreversibile, non possiamo farci niente, è anche eticamente giusto, perché non è giusto che il 10% della popolazione possieda l'80% della ricchezza mondiale. Dobbiamo capire come in qualche modo riuscire a approfittare di un mondo che si è allargato, far valere le peculiarità e i vantaggi che sono all'interno del sistema Made in Italy e cercare di allargare i nostri orizzonti e cogliere anche quelle che sono le opportunità di questa globalizzazione. Se andiamo a vedere nello specifico la situazione italiana, anche qui dobbiamo tener conto di alcuni fattori imprescindibili. L'Italia è un paese strutturalmente indebitato. L'Italia è un paese che di fatto sta tuttora vivendo al di sopra delle sue possibilità. È un paese che ha 2.000 miliardi di debito pubblico. Di questi 2.000 miliardi di debito pubblico, 800 miliardi sono nelle tasche di investitori stranieri. Gran parte del nostro benessere resta finanziato da investitori stranieri che stanno continuando a prestare soldi allo Stato italiano. Quando parlo di investitori stranieri parlo principalmente di tre macro categorie: i fondi pensione americani, che hanno grandi disponibilità di liquidità, i paesi arabi, che grazie alla vendita del petrolio hanno grande liquidità, e i cinesi, che sono tra i principali fornitori di liquidità nel sistema italiano, nel sistema mondiale, scusate. Questi attori stanno oggi finanziando quasi il 40% del debito pubblico. Se guardiamo anche il sistema bancario è un sistema che anch'esso è parzialmente finanziato dai mercati stranieri. Il sistema bancario italiano nel suo complesso ha 1 miliardo e 400 milioni di raccolta da risparmiatori italiani a fronte di 1 miliardo e 700 milioni prestati a privati e imprese. Quindi il sistema italiano bancario a sua volta è debitore verso l'estero di 300 miliardi di euro. Ecco, se noi non capiamo che la stabilità e la credibilità del nostro paese è la prima condizione per continuare a mantenere quello che abbiamo, ci manca un pezzo del film. Perché il primo elemento che con onestà e trasparenza noi dobbiamo curare è cercare di mantenere il più possibile quello che abbiamo. Perché noi abbiamo un processo di ridistribuzione della ricchezza che ci mantiene ancora tra la parte più ricca del pianeta, anche grazie a una quota importante di debito che è finanziato da investitori stranieri, che continueranno a finanziarlo solo se noi siamo in grado di mantenere la loro fiducia. Quindi io so di esprimere un punto di vista forse non popolare, ma io sono tra quelli che quando, diciamo, in corso d'anno ho visto consolidarsi i dati del 2012, che oramai sono dati definitivi, vi confesso che ho tirato un sospiro di sollievo. Io temevo fortemente che il 2012 potesse andare molto peggio di come è andata. È vero, abbiamo perso il 2% di PIL, è vero, la disoccupazione ha raggiunto l'11%, poteva andare molto molto peggio. Quindi io credo che il primo elemento fondamentale per affrontare questa crisi è avere tutti la consapevolezza che questa crisi si affronta con serietà, con sacrificio, con impegno, su un arco temporale che non può essere un arco temporale di qualche mese, perché quando parliamo di movimenti redistributivi della ricchezza mondiale che sono combattibili solo attraverso l'incremento della competitività del sistema Italia, questo si può ottenere solo attraverso un percorso di ristrutturazione del nostro paese che non può durare mesi ma che richiede anni. Quindi, e qui sono d'accordo con la visione di Luciano, noi possiamo essere moderatamente ottimisti nel medio periodo. Ho paura che ci attendono ancora un paio d'anni almeno di duri sacrifici, ma sacrifici finalizzati a mantenere quello che abbiamo, che è già tanto, perché noi restiamo la parte più ricca di questo paese.
È evidente che questa non può essere una visione sufficiente e confortante nell'affrontare comunque i tanti problemi che abbiamo, e quindi partendo da questo presupposto che ritengo fondamentale, perché non possiamo affrontare la crisi se non accettiamo che questa crisi va affrontata con serietà e sacrificio, però va affrontata. E quindi provo da questo punto di vista anch'io a suggerire un paio di iniziative / aspetti che possono aiutare in qualche modo ad affrontare questa crisi. Il primo suggerimento di fatto è molto simile a quanto diceva prima Luciano Goffi e riguarda la competitività delle nostre imprese. E questo, se è vero a livello di sistema Italia, è ancora più vero a livello di sistema marchigiano, perché le Marche sono veramente un territorio di produttori, sono veramente un territorio di industriali, come li definiva l'ingegner Pieralisi, sono un territorio che ha bisogno di trovare mercato per i propri prodotti. Però per trovare mercato sono necessarie tre principali componenti. La prima è che ci vuole un prodotto di qualità. Se i prodotti non sono dei prodotti di qualità, capaci di vincere la concorrenza, che oramai è una concorrenza globale, evidentemente non si riescono a trovare mercati per prodotti che non sono di qualità. Il secondo elemento è un tema di struttura manageriale e di processi interni alle nostre aziende. Per fare una guerra che non è più una guerra di piccolo cabotaggio, ma è una guerra su scala mondiale, c'è bisogno di competenze, di capacità, di conoscenze. C'è bisogno di saper attrarre le migliori competenze e le migliori capacità nelle aziende marchigiane. Terzo elemento è un elemento di espansione geografica dei mercati, quindi veramente andare lontano. Qui metto a fattor comune un qualcosa di molto sorprendente che noi come banche oggi stiamo vivendo e che probabilmente è poco conosciuto. In un contesto di oggettiva crisi, noi stiamo riscontrando aziende che vanno molto bene e aziende che vanno molto male. Anche a livello aziendale, la fascia media si sta fortemente assottigliando. Le aziende che vanno molto bene viaggiano tutte a fatturati significativamente superiori a quelli del 2007. Chiuderanno il 2012 con fatturati significativamente superiori a quelli del 2007. Da cosa sono caratterizzati? Sempre da questi tre elementi: espansione nei mercati internazionali, struttura manageriale competente e strutturata, perdonatemi la ripetizione, prodotto di qualità. Per fare questo, oggettivamente, noi dobbiamo prendere atto che piccolo non è più bello. La dimensione ridotta e contenuta delle nostre aziende è un vincolo alla competitività delle stesse, alla loro capacità di affrontare i mercati internazionali. E quindi un primo elemento su cui tutti dobbiamo lavorare è dimenticare la difesa dei propri piccoli giardini a livello istituzionale, a livello finanziario, a livello industriale, fare sistema, mettersi insieme, se possibile aggregarsi, se non è possibile aggregarsi, come minimo fare reti e fare sinergie. Il primo elemento fondamentale per uscire dalla crisi è riacquistare competitività. Per riacquistare competitività c'è bisogno di accrescere la dimensione e la struttura manageriale delle nostre aziende. Se voi prendete una casa di una famiglia, diciamo, neocostituita, che poco che vuole costare, costa 150-200 mila euro, più o meno, ipotizziamo per semplicità che una casa costi 200 mila euro, l'80% sono 160 mila euro. Poi per mettersi una casa c'è da pagare il notaio, c'è da fare qualche lavoretto a volte, c'è da arredarla,
Ipotizziamo che costa 240.000 euro una casa completa. Ecco, la banca oggi di quei 240.000 euro, per ragioni di vigilanza, non può finanziare più di 160. Questo significa che i giovani o hanno 80.000 euro di risparmio o una casa non possono comprarla. E o gli 80.000 euro di risparmio, per come è il contesto attuale, lo danno mamma e papà, oppure 80.000 euro non ci sono. Allora, la proposta concreta che mi permetto di fare è quello di costituire un fondo regionale di garanzia che consenta di colmare con una garanzia pubblica questo 20% che le banche non possono, per ragioni di vigilanza, mettere senza una garanzia a supporto. Noi abbiamo fatto delle simulazioni, probabilmente basterebbe qualche milione di euro per finanziare circa 1 miliardo di acquisti, perché non vi annoio con ragionamenti tecnici, ma i fondi di garanzia lavorano con dei moltiplicatori, per cui io, se garantisco uno, posso di fatto finanziare fino a 20. Sono aspetti tecnici sui quali non vi annoio, ma noi siamo fortemente convinti che c'è la possibilità a livello regionale di trovare qualche milione di euro per finanziare una ripresa del mercato della prima casa dei giovani, che a sua volta potrebbe finanziare una ripresa del mercato di sostituzione delle case per quanto riguarda la classe media. Perché un altro fenomeno che stiamo riscontrando è che ci sono, diciamo, professionisti, impiegati, quadri che hanno acquistato in passato una casa di piccole dimensioni, oggi avrebbero la possibilità di acquistare una casa di maggior comodità per loro, ma non lo fanno perché non riescono a vendere la casa in cui si trovano. Secondo elemento fondamentale, l'edilizia ha bisogno di essere sburocratizzata. Non è possibile aspettare mesi per ricevere autorizzazioni. Non è possibile, in un segmento che è già fortemente in difficoltà, continuare a rallentare i processi per temi di burocrazia. Qui è veramente necessario che le istituzioni siano fortemente coscienti che lì c'è gran parte del problema, che se risolviamo il problema dell'edilizia abbiamo fatto un bel passo in avanti, ma per risolvere il problema dell'edilizia c'è bisogno anche di semplicità e sburocratizzazione dei processi autorizzativi. Il terzo e ultimo elemento, e chiudo, perché non vorrei dare l'idea di chi pensa all'edilizia come ulteriore costruzione di cemento, io penso che nel comparto dell'edilizia dobbiamo avere anche una visione strategica. La visione strategica è la visione di chi deve recuperare l'esistente. Noi siamo il paese col più alto tasso di cementificazione in Europa. In Italia esiste già il maggior livello di cemento per abitante in Europa. Quindi la soluzione del problema non sta nel concedere nuove concessioni, avviare nuovi cantieri. La soluzione del problema sta nel riqualificare, recuperare tutto l'esistente, nel completare, e vi assicuro che ce n'è tanto, tutto quello che è a metà. Noi abbiamo tantissimo a metà, abbiamo tantissimo riqualificabile e anche qui le istituzioni possono giocare la loro parte. Ci sono città in Italia che hanno già assunto un approccio di totale stop delle nuove concessioni, ma di forte accelerazione dell'attività di recupero e di riqualificazione edilizio. Quindi chiudo e sintetizzo un attimo, diciamo, il mio intervento. Io credo che per uscire da questa crisi c'è bisogno fondamentalmente di tre cose: di serietà e maturità nell'affrontarla. Il rischio peggiore che noi corriamo è quello di lasciarci affascinare dalle soluzioni semplici, dagli arruffapopoli che ci porterebbero sicuramente allo sbarco, al di là di qualsiasi considerazione politica che naturalmente ognuno fa per sé, ma sicuramente in questo momento c'è bisogno di serietà, di maturità e di voglia di fare sacrifici.
Secondo elemento, l'uscita dalla crisi passa inevitabilmente e solo probabilmente attraverso il recupero di competitività. Il recupero di competitività passa attraverso una maggiore dimensione delle nostre imprese. Terzo, dobbiamo risolvere il problema dell'edilizia. Se non rimettiamo in moto quello che rappresenta un quinto del nostro prodotto interno lordo, non usciremo mai dalla crisi. Per rimettere in moto il meccanismo, il settore dell'edilizia, senza necessariamente aggiungere nuovo cemento, mi permetto di fare due proposte: quella di un fondo di garanzia per la prima casa per i giovani e quella di valutare a livello istituzionale, a livello regionale, a livello comunale, tutte quelle iniziative che possano semplificare gli interautorizzativi. Grazie e buonasera a tutti.